in questo spazio abbiamo ancora una volta uno scambio di punti di vista, di esperienze. Vivere in concreto, scritto in portoghese, significa due cose: vivere in concretezza la vita, quindi come un po' il Brasile sa rappresentare la vita in una concretezza di esperienza sociale, che è innegabile, un grande bacino dell'umanesimo mondiale al Brasile dal punto di vista anche corporeo evidentemente, e peraltro invece è il concreto cemento armato, perché il concreto è il cemento armato. Queste sono tutte architetture di cemento armato fatte tra il 45 e il 75 dalle grandi avanguardie degli architetti paulisti, soprattutto brasiliani, ma qui parliamo di San Paolo del Brasile, dove ci sono dei nomi straordinari come Villanova Artigas, Lina Bobardi, quindi grandi architetti che sono stati, come posso dire, il punto di partenza della tendenza del moderno brasiliano. Oggi sono architetture che vanno conservate, questo è restauro, perché alcuni di questi edifici non esistono più, alcuni rimane la memoria del modello, della ricerca, alcuni edifici sono totalmente modificati nei loro usi, alcuni sono soggetti a restauro. Allora, quello che io dicevo oggi era che si restaura la materia, ma si deve anche conservare la memoria. Ecco, questo è un modo per conservare le memorie tra due mondi diversi, il mondo degli italiani e il mondo dei brasiliani. L'architettura moderna brasiliana è stata fatta da grandi anche operatori italiani che già si sono trasferiti nel decennio prima, nel secolo precedente in Brasile con le migrazioni, e adesso comincia a tornare indietro anche questo mondo esperienziale, e qui abbiamo i nostri studenti che si sono spinti a lavorare al secondo anno di architettura su questo scambio di riferimenti culturali con questi plastici, a interpretare i modelli abitativi di San Paolo. Perché? Perché alcuni di questi studenti poi andranno in Brasile veramente a compiere il ciclo della doppia laurea, diventeranno architetti brasiliani e italiani, così come arriveranno architetti brasiliani a diventare architetti italiani. Il futuro del Salone sarà molto anche sull'architettura del Novecento. L'anno scorso portammo Oscar Niemeyer, quest'anno invece portiamo tanti architetti importanti, magari meno famosi, ma tutti molto importanti. Sono case bellissime inoltre, dove alcune sarebbero ancora dei gioielli veramente dell'architettura anche contemporanea, e credo che sia, e parlavo con gli architetti, i nostri colleghi che hanno visto la mostra, hanno detto: la portiamo in Brasile, la vogliamo mettere nella Casa Paulista, che è il loro luogo d'eccellenza, portiamola, facciamola vedere anche i brasiliani. Ecco, questo è già il nostro successo. Il lavoro da fare è questo, cominciare a scambiare i nostri saperi, soprattutto i nostri giovani.